Ciao! Non ti spaventare, non ti spaventare. Che pazzo. No, che non ha la rogna però. Sì. Vieni qua. Amore, vieni qua. Lungo la strada proprio. Lungo la strada proprio. Se non mette la mozzicata. Sì, è femmina, 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 femmina. Sì, tende un po', sì, un po' si spaventa questo. Sì, ma sei giovane. Due anni. Non è cucciolo. Che facciamo? Sì, come lo mettiamo ora noi là? Proviamo un braccio se ci viene. No, no, come andiamo al buio? Infatti. Andiamo dai pascenti, c'è qualcuno che mi guarda finalmente. Amore. Siamo sulla circonvallazione Rosarno Gioia Tauro e qua siamo in una colonnina dove c'è una superstrada bruttissima, dove ci sono sempre incidenti. Allora, siamo in una colonnina di benzina, morte di fame che non abbiamo mangiato a mezzogiorno. A trovare questo cane ci abbiamo messo 2 ore, questa cagnolina. Sì, ce l'hanno salutato parecchie persone, questo cane. Stiamo mangiando, a lei abbiamo dato i brioche che abbiamo, e noi mangiamo questi qua, guarda. Che sono? Triangolini? Sono triangolini di riso. No, di legumi. Legumi? Non ti mangiare il dito. Stiamo uscendo dalla colonnina, cioè siamo corsi perché chi ce l'ha segnalata ha detto non penso che avrà una vita lunga, anche perché lei usciva qua e quindi siamo arrivati qua. Aspetti, ha un'espressione bellissima con queste orecchie. Sei fortunata. No, io devo dire grazie alla nostra perseveranza. Sì. Fai vedere quanto sei bella. Ciao, ciao amore. Ma guarda che orecchie che ha. È proprio una meraviglia. Sei brutta, eh? No, sei bellissima. Sei brutta. Sei bellissima. No, è bella. È vuole ancora altra pappa. Con le orecchie da maschietto. Quelle di nessuno sono loro, perché è segnalata sicuramente a tante persone. Nessuno sì. Come sempre è rimasta qua. Cane grande, sono cane grandi, sono mare in mano, ma noi pensiamo che anche se restano da noi non fa niente, pensiamo che stiamo facendo un rifugio grande apposta, sì, che anche loro hanno diritto a una chance, giusto? Sì, e quindi gliela diamo, se e quindi felici adozione, ma poi è talmente bella che adozione dovrebbe trovare facilmente, ma e oltre che bella è simpatica. Allora l'abbiamo chiamata Jasmine sotto consiglio di Tony. Ci stiamo finendo tutti i views dei gatti perché lei ha molta fame. Sappiamo che non si fa, io sono molto attenta all'alimentazione, però questa è un'emergenza. Nel frattempo arriveremo a rifugio e mangeremo una pappa buonissima.
E io rido. E lei è una cagnolina bravissima. Ma rido perché si sono mangiate tutto, lei tutte e due. Io non ho mangiato. I bristoli no, mi avete mangiato tutto, io no. Io devo rimanere morto di fame. Ma non è vero! Si lamenta sempre. Come si lamenta sempre. Mi lamento. È vero però, perché le cose e i legumi le comprate tu. E le abbiamo mangiate anche noi. Sì. E lei ha finito tutte le briciole, vero? Erano buone le legumi, Comunque. Noi siamo fatte così, noi ridiamo perché siamo abbiamo tanto felici, siamo felici che l'abbiamo, che poi sembra un maschietto. Questa è il no. Luce della mamma di Tony, la luce della tua luce mamma, la posso accendere? Quella. Certo. Questa luce l'ha regalata la nonna. E noi ce la portiamo sempre dietro. Questa si può vedere quanto è bella, si vede meglio? Guarda come ti sta guardando Tony. Ma la cosa più bella sono queste orecchie, le orecchie sono bellissime. Ma io devo guidare. Thank you.